sala Allah. Four-time nominee Rami Malek celebrates his first win. He's also nominated tonight with the cast of Bohemian Rhapsody. Per anni si è adattato a fare di tutto interpretando gli stessi ruoli: terrorista, criminale, disadattato delle periferie, stalker, hacker, come centinaia di altri attori che Hollywood rappresentano le minoranze etniche. Ma adesso Rami Malek, americano con origini egiziane da entrambi i genitori, li sta riscattando tutti. Upper Egypt. Con 4 nomination all'Oscar e un Golden Globe vinto per la sua interpretazione di Freddie Mercury nel film Sbanca Botteghini, Bohemian Rhapsody, è ormai l'attore di cui il mondo arabofono è più fiero in assoluto. In principio fu Mr. Robot, una serie TV americana in cui interpretava un hacker sotto le mentite spoglie di un ingegnere. L'interpretazione gli valse un Emmy nel 2016 e durante la cerimonia di premiazione, chiedendosi a un sogno sondesto, sollevò la questione delle discriminazioni etniche all'interno dell'industria del cinema americano. Da quel momento di lui viralmente hanno iniziato a circolare interviste tradotte in arabo su Saturday Night Live, in cui Rami Malek raccontava del fratello gemello e di tutti i trucchi messi in atto da ragazzi per superare gli esami, o anche dei genitori, uno proveniente dal Cairo e l'altro dall'Alto Egitto, fino ad Al-Arabiya, che lo ha intervistato il giorno delle nomination, celebrandolo come l'attore arabo che sta cambiando le regole di Hollywood. Oggi diversi talk show egiziani ne discutono le proprietà come attore, ma soprattutto enfatizzano la sua provenienza nazionale e la sua arabità come una forma di riscatto sociale. Così NBC saluta Rami Malek come la nostra star durante le rubriche sugli approfondimenti cinematografici e sembra che al momento nessuno abbia da ridire sul fatto che il personaggio che più ha fatto emergere la bravura dell'attore di origini egiziane sia appunto Freddie Mercury, grande artista ma anche piuttosto fiero della sua omosessualità, un tabù soprattutto se pubblico e se giustificato, in particolar modo in Egitto. Piuttosto di Rami Malek, tutti hanno apprezzato la capacità di mettersi in gioco e così una sua intervista televisiva in cui ha tentato di rispondere in arabo al suo interlocutore è diventata una virale testimonianza della sua genuinità di ragazzo di seconda generazione. This is Arabic that is really difficult to understand. My mother has a hard time speaking this. Orgoglioso di essere in un certo senso arabo, ma pienamente, decisamente americano. Upper Egypt. Masr al-Alia. Yeah, Masr al-Alia. Alia? Bizzaf.